chiara amicizia e lavoro e il rapporto conflittuale dei giovani con la fede e con la Chiesa. Perché dobbiamo dire che oggigiorno, se il progresso e lo sviluppo tecnologico e scientifico ha portato innumerevoli vantaggi nella vita dell'uomo, dall'altro li ha resi sempre più attaragliati, incatenati a un mondo fatto di materialità e razionalità, aumentando quindi la frattura sul piano spirituale. Quindi speriamo che questo dibattito possa quantomeno illuminare le coscienze di tutti noi. E a nome di tutto il liceo scientifico di Comeni, do il benvenuto all'arcivescovo di Salerno, Luigi Moretti. Che riguarda soprattutto i valori su cui è stata costruita la nostra società. I problemi non riguardano solo la sfera del lavoro, ma anche la sfera dell'affettività e quindi il rapporto tra le persone, la famiglia. I temi su cui ci confronteremo oggi sono proprio questi. Il rapporto con la fede, così come ha detto anticipato la nostra ghiera, devo dire con grandi capacità di comunicazione di argomentare. E quindi voglio sottolineare che per noi i valori sono fondamentali, soprattutto in questa scuola, visto che abbiamo scelto un motto che valorizza il rapporto tra la conoscenza, i valori. La nostra è la scuola dei saperi e la scuola dei valori, perché solo il sapere può insegnarci ad affrontare la vita degnamente e quindi ci permette di contrastare l'egoismo, l'indifferenza, i pregiudizi
E questi sono momenti difficili nel rapporto tra i popoli, nel rapporto tra le culture, nel rapporto tra le religioni. Noi vediamo crescere il contrasto, e ne sono testimonianza gli ultimi fatti accaduti. Abbiamo ricordato con una canzone di John Lennon quello che è avvenuto a Parigi. Questa canzone è diventata un po' il simbolo di quegli eventi. E quindi è importante per noi dialogare con un interlocutore di grande levatura umana che può essere interprete di un messaggio di pace e di fratellanza. Io rinnovo il nostro ringraziamento a Sua Eccellenza. Ringrazio Don Leandro che con cui ci rapportiamo nella quotidianità con i problemi scolastici, perché ha organizzato questo incontro. E formulo l'auspicio che la nostra comunità scolastica possa assaporare appieno i frutti preziosi di questa giornata. Per i motivi anche cui accennava la nostra dirigente, ma c'è un motivo anche, diciamo così, di carattere affettivo. Questa è la scuola dedicata a Enrico Medi, che io, quando ero giovane, ho avuto modo di conoscere bene, sono stato anche a casa sua, e tra l'altro ho avuto modo di dedicare un'altra scuola a lui a Roma, perché da come si sente il mio accento probabilmente si capisce che non sono nato nel cuore di Salerno, ma provengo da Roma, io sono cresciuto sempre a Roma e ormai sono 6 anni che sono qui, io sono prete da 42 anni, vescovo da 17, quindi ormai sono scadute tutte le garanzie di assicurazione, ormai si va senza rete, senza protezione. E sono 6 anni, come dicevo, sono qui. Perché oggi sono qui con voi? Come accennava la vostra dirigente prima, noi abbiamo lanciato un'idea, cioè quella di fare qui nella nostra diocesi un sinodo dei giovani con i giovani. Non mettiamoci paura delle parole, vuole essere un camminare insieme, un cercare di incontrarsi, di conoscersi, di condividere, di ascoltarsi, e è questo il motivo per cui sono qui. Non sono venuto né con la pretesa di farvi delle prediche, ma col desiderio invece di ascoltare voi e cercare di farvi comprendere come voi siete importanti anche nella vita della Chiesa, anche con le vostre inquietudini, anche a volte con le vostre osservazioni, anche contestazioni. Noi abbiamo bisogno della presenza dei giovani, dei ragazzi, perché è compito vostro, e lo potete fare solo voi, di mettere in quello che è il cammino della Chiesa, ma anche della comunità, della società, energie nuove che ci mettono nella condizione di non guardare indietro, quanto piuttosto di guardare avanti. Viviamo certamente in tempi complicati, ma quello che oggi serve è aiutarci a diventare tutti protagonisti, a costruire veramente sinergia. Se ascoltate qualche volta il pensiero del Papa, una delle sue preoccupazioni è quello di ricucire i rapporti tra le generazioni. È impensabile che una comunità possa camminare con fiducia verso il futuro se non si riesce a tenere insieme quella che può essere l'esperienza degli anziani, quella che può essere l'energia delle persone così impegnate pienamente nella vita, ma anche quelle che sono veramente le speranze, le attese
e i più giovani. Io credo che questa è la sfida vera. Come ricostruire le relazioni dove il risultato non è necessariamente la contrapposizione, quanto piuttosto trovare delle, diciamo così, sintesi in cui tutti quanti possiamo attingerci. Vedete, la mia esperienza, ho detto che sono 42 anni che sono prete, il che significa che ho cercato di scommettere la mia vita nella sequela di Gesù. Posso dire che cosa? Che per quel che mi riguarda è una scommessa che ha riempito la mia vita. Non vi posso fare dimostrazioni particolari, ma certamente mi sento di condividere con molta così, serenità, con molta apertura, che la mia vita è tale, per cui non posso che ringraziare Dio, perché a 67 anni dire che non devo buttare niente della mia vita, non devo scartare niente, credo che sia una pressione sempre più forte da parte della società contro la nostra fede, quando forse la nostra fede è proprio l'unica che, in cui un Dio, il nostro Dio, si fa uomo, quindi entra nella nostra stessa situazione per elevarla, quindi un messaggio d'amore che va sempre a rinnovarsi giorno dopo giorno. La mia domanda è: la Chiesa dovrebbe, secondo lei, rinnovarsi anch'essa oppure rimanere ferma alle sue regole dettate dai vari concili del passato? Voi sapete che per fare un incontro la cosa più importante è sapere ancora finisce, in modo che ci regoliamo. Come sono le regole? Quindi la domanda che è stata fatta, vedete, quando si parla di Chiesa, cosa intendiamo? Perché io credo che il problema vero oggi è metterci d'accordo sul significato delle parole. Quando io andavo al catechismo, studiavo che cos'è la Chiesa, la risposta che dovevo imparare, e che ho imparato, diceva così: è la società perfetta istituita da Gesù per la salvezza delle anime. Questo era. Poi ho studiato dopo il concilio e lì si parla di Chiesa, popolo di Dio, comunità, e allora acquista tutto un altro significato. Oggi sentiamo parlare il Papa e dice, quando parla della Chiesa, definisce la Chiesa un ospedale da campo. Capite che ci sono tre approcci che già sono diversi. Mi permettevo di dire prima, e questa domanda mi sollecita e mi sottolineo, che l'esperienza della fede cristiana non è una filosofia morale, non è un'ideologia, un ragionamento, è storia. Il cristianesimo, come diceva prima lui, bene, nasce da un fatto, un evento, cioè in un anno preciso, in un giorno preciso, in un luogo preciso succede qualcosa. Il Vangelo racconta che nella pienezza del tempo nasce un bambino, nasce a Betlemme, è Gesù, il quale attraverso i segnali, i segni che si manifestano, soprattutto attraverso quello che lui stesso dirà di sé quando si proporrà
afferma di essere il figlio di Dio. Questa è, direi, l'originalità della fede cristiana rispetto a tutte le altre religioni. Noi sappiamo che oggi, no, ci sono molte fedi, molte religioni. Se uno dovesse dire qual è la specificità del cristianesimo, è che noi crediamo in un Dio che non solo ci ha creato, non solo si è fatto conoscere attraverso persone, rivelazioni, segni, ma crediamo che si è fatto uomo. Descrive così questa avventura, diciamo, l'Apostolo Paolo, quando dice che il Figlio di Dio non considerò un tesoro da conservare gelosamente per sé l'essere Dio, ma scelse di farsi uomo per condividere in tutto la condizione umana che c'è nel peccato. Questa è la grande sfida. Per cui, come dicevo prima, se io mi devo confrontare con la fede cristiana, da dove devo partire? Il Papa ci chiede continuamente di leggere il Vangelo. Io credo dalla conoscenza di Gesù. La fede è dire di sì, e bisogna sapere a chi si dice di sì e su che cosa. All'interno di un'esperienza di libertà. Gesù, quando incontra qualcuno, non fa trucchi per farsi ascoltare. Anzi, quando dopo qualche miracolo la gente si esaltava, lui normalmente fuggiva, si sottraeva a questo. Non fa trucchi, ma dice: se vuoi, vieni, seguimi. Che cosa garantisce Gesù? Cioè, perché bisogna andare indietro? Io penso di poter rispondere con un testo che sta nel Vangelo, in cui si racconta l'esperienza di San Pietro. Voi sapete che San Pietro faceva il pescatore, Gesù lo sceglie, lo chiama a seguirlo e lui si mette a seguirlo. Soltanto che un giorno a Gesù gli si avvicina Pietro e gli dice: senti un po', tu ci hai detto di seguirti, noi abbiamo lasciato famiglia, lavoro, casa, ma che ce ne viene? Che ce ne viene? E Gesù rispose: voi avrete il centuplo qui di quello che avete lasciato e la vita eterna. Seguire Gesù non è perché lui ha una crisi di solitudine e vuole un po' di amici intorno. La presenza di Gesù è l'offerta all'uomo di una strada che porta a vivere la felicità. Gesù fa questa affermazione che direi molto impegnativa: rimanete uniti a me, perché la mia gioia sia in voi, la vostra gioia sia in te. Questa è la sfida vera. Gesù ci chiede di scommettere su di lui, di stabilire con lui una relazione particolare, perché noi possiamo sperimentare la felicità. Ovviamente, e qui comincia il discorso da mettere a fuoco, noi oggi non viviamo la commemorazione di qualcosa che è avvenuto tanti anni fa. Gesù ci chiede oggi come, quindi interpellarlo come. E questo chiede, ecco, l'atto di fede più grande che richiede al cristiano è la convinzione che questo Gesù, che ha dato la vita per gli uomini, ha vinto la morte. Su questo San Paolo dice: se Cristo non fosse risorto, la nostra fede sarebbe vana, noi saremmo le persone più felici e saremmo rimasti nei nostri peccati. Quindi il discorso della fede si muove, uno, sul fatto storico, Dio che entra nella storia attraverso suo figlio,
Dio ha tanto amato il mondo che dona suo figlio, perché chiunque crede in lui abbia la vita. Questo è una specie di enunciato. Poi avviene questo fatto, la vita di Gesù la conosciamo, muore sulla croce, non per raffreddore. Nello stesso tempo, noi crediamo e qui ci fidiamo della testimonianza che lui ha vinto la morte, cioè continua ad essere presente oggi nella storia. E oggi noi siamo chiamati a trovare le modalità per costruire una relazione con lui. Per cui il discorso religioso cristiano ovviamente può essere vero e non un surrogato se parte da qui. E la fede nella vita che va oltre la morte è la discriminante tra, attenzione, credenti e non credenti, non cristiani o altre religioni. Il non credente è colui che pensa di rileggere la propria esistenza nell'orizzonte dell'immanente, di quello che c'è. L'esperienza della fede cristiana, e in questo però ci sono anche altre religioni che hanno questa prospettiva, è quella di portare il senso della vita anche oltre la morte. Ovviamente non è la stessa cosa vivere sapendo che tutto finisce e tutto si azzera, oppure vivere sapendo che la vita va oltre, quindi come dice Gesù, anche un bicchiere d'acqua è peggio di eternità se io lo vivo con amore. Quindi quando si parla lì di chiesa che si deve rinnovare, io credo di sì, perché cammina nella storia, cammina con gli uomini per far incontrare gli uomini con Gesù. Questa è l'esperienza vera. A me ha colpito molto, pochi giorni fa, voi sapete che il Papa ha scritto un libro insieme a un giornalista, e tra chi presentava questo libro c'era Benigni. Ora non so, Papa forse qualcuno lo conosce, Benigni lo conoscono tutti, no? Ma cosa dice Benigni parlando del Papa? Cosa sta facendo il Papa? Dice sta faticando per portare la Chiesa nel cristianesimo straordinario, cioè aiutare la Chiesa a vivere l'autenticità. Noi vediamo ci sono scandali, fanno parte del gioco purtroppo della vita. Gesù diceva purtroppo è necessario che ci siano gli scandali, non si possono evitare. Anche se poi aggiungeva, sarebbe meglio per chi da scandalo non essere mai nato, perché sarebbe meglio per lui mettersi la macina al collo e gettarsi nel mare. Terribile, eh? Però riconosceva che sono fatti inevitabili, sono legati alla fragilità, alle contraddizioni che viviamo noi. L'impegno del Papa, e io mi auguro l'impegno di tutti i cristiani, dovrebbe essere quello di portare la nostra esperienza ad attingere a quella che è la sorgente originaria, che è Gesù, che noi possiamo conoscere attraverso il Vangelo. Quindi, quando prima dicevo conoscere a chi si dice di sì, è il primo impegno. Non si può essere cristiani se uno non conosce a chi si dice di sì. Nello stesso tempo, su che cosa? Perché è vero che Gesù sollecita la nostra libertà, ma anche la nostra responsabilità. Se vuoi vieni e seguimi, se gli dico di sì, ovviamente posso rimanere seduto. A volte noi facciamo così, diciamo di sì e rimaniamo seduti. Chi è che rappresenta l'immagine di qualcuno che dice di sì e rimane seduto? C'è molta gente che dice: io sono credente,
ma non praticante, no? Ognuno è libero di dire quello che vuole, però sappia che è il segno della contraddizione, è il segno di chi pensa di poter dire di sì e rimanere seduto. La sua eccellenza, Emanuele, lei ha parlato dei giovani e ritengo che i giovani abbiano come cosa più a cuore comprendere la realtà che vivono, e per questo motivo vorrei chiederle perché la Chiesa si oppone così fermamente a unioni civili di tipo non matrimoniale quando queste possono migliorare le condizioni di vita dei cittadini in uno stato laico. La Chiesa può esprimere pareri, non decide lei, quindi. Comunque, queste sono problematiche certamente di un'attualità stringente, perché c'è coinvolta direi tutta la nazione, no? Che si ritrova nel Parlamento e tutto questo. Io personalmente però non vorrei quindi entrare nella logica del facciamo, no? Il talk show, no? In televisione, non dice l'altro, non la dice. Io vorrei darvi dei criteri, secondo me importanti, perché si arrivi a trovare risposte. Una delle cose che personalmente ritengo non accettabile, ma mi dà particolarmente fastidio, se uno mi chiede, Don Luigi, posso fare questo? Normalmente rispondo, perché io devo decidere per te? Io già faccio fatica a sapere quello che devo fare io, pensa se so cosa devi fare tu, no? Questo non è per tirarmi fuori dal gioco, ma per capire cosa tu mi puoi chiedere. Tu non mi puoi chiedere di decidere io al posto tuo, ma mi puoi chiedere, anzi puoi pretendere da me, di essere aiutato a cercare ciò che tu devi scegliere di fare. Cioè posso aiutarti a crearti una coscienza capace di fare discernimento e di decidere. Amici miei, mettiamoci d'accordo su questo. Il santuario dove si rivela la pienezza della mia umanità, ma anche dell'incontro di Dio con me, è la mia coscienza. Nemmeno Dio decide a posto mio. Anche la legge di Dio, se non diventa mia attraverso il giudizio di coscienza, non vale niente. Capite? Questo è il primo punto che mi preme condividere con voi. Allora, su queste questioni, che sono di grande, non attualità, ma di profondo senso nella vita, io credo che la vera sfida è quella di mettersi in atteggiamento per formarsi una coscienza consapevole, piena, dove ognuno poi si compromette con la vita e con se stesso. E in questo discorso io lo collego, per esempio, a quella che è la percezione o la modalità con cui io mi rapporto alla sessualità. Cioè, io ho accompagnato tanti ragazzi come prete in gruppi, esperienze diverse, e con loro io mi ero impegnato a fare un cammino su tre punti, a fare un cammino insieme, cioè di ricerca, per arrivare poi a delle scoperte, a delle decisioni, a delle convinzioni.
da guista a turista non può di continuarsi. La prima era proprio su come educarci a vivere l'energia dell'amore che ci appartiene. Cioè, che cos'è la sessualità, come coglierla, come riconoscerla, come qualificarla, che senso dare, tutto questo. E bisogna percorrere un cammino che non si risolve in una battuta. E a me piacerebbe, ecco, che ci fossero per voi opportunità dove in maniera libera e critica potesse arrivare a delle conclusioni. Perché quella che sarà la conclusione a cui uno arriva attraverso un giudizio di coscienza consapevole e retta, quella è la verità per lui. La verità per lui. C'è un'affermazione di Gesù che sollecita questo. Gesù dice: fossi tu caldo o freddo, siccome sei tiepido, io comincerò a vomitarti dalla mia bocca. Terribile. Non sappiamo che farcene di quelli che sono né carne né pesce. No? Anche se tu hai la convinzione opposta alla mia, se è frutto di una maturazione di questo tipo, merita tutto il rispetto. Questo è, direi, il quadro di riferimento. Io posso esprimere qualche considerazione su come leggo la sessualità e quindi anche come ricaduta queste esperienze. Innanzitutto, la sessualità è un'energia che appartiene a ogni vivente e che segna in profondità ogni elemento che costituisce la nostra persona. Direi, se uno esamina una cellula, lì c'è tutto, tutta la sua caratterizzazione sessuale. Questo è un fatto importante. Cosa significa? Ecco perché io devo stare attento né a vivere un approccio dove questa diventa una specie di tabù che rimuovo, o diventa una banalità. Lì dove io vivo una crescita, uno sviluppo armonico della dimensione della mia sessualità, io sarò una persona equilibrata. Dove questo non avviene, sarò una persona squilibrata. Se poi manca questa maturazione, posso metterci sopra tutte le sovrastrutture che voglio, ma non regolo. Ecco perché, secondo me, è un discorso da prendere molto molto.